dei bambini, è giunto al termine anche quest'anno scolastico. Impegni lavorativi mi portano a non poter essere presente fisicamente, ma ci tengo che vi giungano queste mie parole sentite, emozionate, amorevoli. Oggi, con questa piccola manifestazione, ma certamente di un valore immenso, si conclude quello che è stato un periodo intenso, ricco di emozioni e di soddisfazioni, dal quale avete e abbiamo imparato tutti. Abbiamo imparato a conoscerci, a guardare i nostri visi e i vostri occhietti, in cerca di consensi, in cerca di conoscenza, di apprendimento, di curiosità. Ho avuto modo di capirlo nelle varie occasioni che ci hanno permesso di incontrarci. Vi siete impegnati tanto, avete scoperto la fatica di rispettare le regole, avete affrontato con tanta curiosità ed entusiasmo nuove prove. Avete giocato, vi siete divertiti e avete pianto. Avete preso parte nel cuore della nostra dirigente, delle vostre maestre e nel mio, che vi hanno visto cambiare, trasformare e crescere. A settembre inizierà infatti per voi una nuova esperienza. Non abbiate paura, perché sarà ancora una volta, una nuova occasione di crescita. Guardate avanti con fiducia, speranza e voglia di fare. Ogni tanto voltatevi pure indietro, salutate il passato, ringraziandolo per ciò che vi ha donato e insegnato, e continuate a proseguire per il vostro futuro. Emozionata ringrazio il corpo docente per l'amore e la dedizione del proprio lavoro, per aver fornito gli strumenti adatti a questi piccoli, per spiccare il volo, per volare alto. Saluto ognuno di voi, vi abbraccio forte e nel salutarvi voglio ricordarvi di non dimenticare mai di credere sempre in voi stessi, nei vostri sogni e nei vostri obiettivi, augurandovi tenacia, forza e la capacità di essere sempre curiosi e di scoprire perché la cultura e la conoscenza sono quelle cose che rendono davvero liberi per sempre. Il vostro sindaco Fiorella. I vicoli sono quasi pronti. Io vorrei approfittare un attimino a nome di tutta la scuola, di tutte le colleghe, e ringraziare le rappresentanti di classe. Hanno fatto un lavoro eccezionale, come sempre. Da genitori hanno legato la scuola alla famiglia. Un saluto anche da parte della dirigente, anche lei è impegnata con gli scrutini, lo sappiamo benissimo, questo è un periodo terrificante per la scuola. E che dire, continuiamo, vediamo un po' cosa ci propongono.